Fight. E rieccoci qua, amici! Pier Mario, quante volte ti ho detto che non mi devi parlare sopra? Scusa, Simo, però sono contento che siamo tornati su Quake Live! Esatto, Pier Mario, siamo tornati su Quake Live, questa volta a modalità duello contro un avversario che si chiama Hercules, quindi proprio è il caso di dire sfida a livelli epici proprio, anche se, come vedete, in questo momento sto tipo prendendo le mazzate, perché ovviamente lui è spawnato in un punto più favorevole al mio, cosa che accade sempre, ve l'assicuro. Ecco, infatti adesso mi ha ammazzato. Però questa sarà la sua prima e unica uccisione, vero? Bene, Pier Mario, grazie per aver rovinato il finale a tutti quanti. E questo tra l'altro è il motivo per cui non andiamo mai al cinema assieme. Comunque sì, è abbastanza normale che siano sempre gli altri a ottenere il first blood. Intanto rieccolo. Prova a colpirmi con lightning. Intanto si becca una missilata tra capo e collo. E ottiene il mega health. È stato bravo, devo dire. Eh sì, ho approfittato del fatto che ti eri distratto. Eh sì, stavo pensando alle tette di Scarlett Johansson. Comunque attenzione, prova ad attaccarmi e finisce male. Per lui, ovviamente. Per lui. Diciamo che si è giocato male il mega health, secondo me. Non avrebbe dovuto attaccarmi subito. Probabilmente non aveva armatura, perché insomma mi sono bastati tipo tre colpi per diciamo riportargli la vita a zero. Quindi si è gestito male, diciamo. Però sembra saper sparare bene. Guarda, Pier Mario, solitamente a Quake Live, se qualcuno sa sparare bene, lo si nota solamente con Railgun, tipo adesso. Visto che colpo, tanto ancora ce l'ho davanti. Lui si difende bene coi missili, devo dire. Si difende bene. Eh sì, adesso diciamo che è più una fase di studio. Infatti, vedi, qui sono stato costretto ad allontanarmi, perché non volevo rischiare di perdere un'altra volta la vita, perché insomma, ad attaccarmi. Oh, questo era un bel colpo. Guarda come mi segue, eh. No, secondo me non è. Eccolo. Cioè, ma perché mi ha seguito? Cioè, ma era abbastanza prevedibile che io fossi rimasto lì dietro. Ti è praticamente venuto in bocca. Continuiamo con il commentary, grazie. Perché comunque non. Oh, Madonna, che spavento. E niente, ragazzi, qui praticamente siamo stati quelle 3-4 ore a spararci missili contro. Poi ho deciso di allontanarmi perché veramente mi stavano venendo il latte ai coglioni. Ti ho tipo preso. Però riesce sempre a scapparti. Beh, sempre, insomma, diciamo abbastanza, perché cioè, anche un po' colpa mia, perché non voglio espormi più di tanto, nonostante io abbia sempre vita e armatura sempre sopra 150, quindi probabilmente con un attacco diretto è molto probabile che io possa veramente fargli del male. Comunque sì, a volte veramente scompare dal mondo praticamente. Oh, era lì sullo spawn della Red Armor. Tanto prova sempre ad affrontarmi con Lightning, non è molto preciso, devo dire. E stavolta ci muore. Tanto attenzione, è respawnato. Ha solo il plasma, probabilmente. Ancora attento. Lightning. Madonna, e muore. Quarta uccisione subito dopo la precedente. Questa inizia ad essere abbastanza frustrante in questi casi. Beh no, qui sono stato abbastanza fortunato, perché insomma lo spawn, tanto cerca di spararmi i missili da dietro, ma ecco, intanto lasciamogli qualche confettino esplosivo. Oh, e lo rincontro sempre al solito punto. No, secondo me non ti seguirà un'altra volta. Dici? Eccolo, no, lo sapevo. Te l'avevo detto, non impara dai suoi errori. Rieccolo. Si becca una missilata tra capo e collo. Noto che lui non cambia mai arma, però. E ci muore un'altra volta. Eh sì, Pier Mario, penso che sia questo uno dei suoi problemi più grandi. Cioè, non sa proprio switchare benissimo le armi, che per carità è una cosa abbastanza difficile. Però poi sto notando anche un'altra cosa. Tiè, guarda, con lightning da quella distanza. Un gran bel colpo. Che poi sai qual è la cosa strana? Che questo match in teoria dovrebbe essere un match ranked. Cioè, praticamente questo Hercules dovrebbe in teoria essere un avversario al mio stesso livello di skill. Però direi che non sembra. Forse ha ceduto l'account alla nonna di 80 anni con la gobba e l'artrite congenita alle mani. Non lo so. Le battaglie tra cecchini mi piacciono veramente un casino, davvero. Tanto prende il mega health. E se lo fotte un'altra volta, lo sapevo. Sei stato veramente bravo stavolta. Sì, ma infatti mi stupisco anche io in questo caso della mia precisione con Railgun. Però diciamo, è anche lui che si muove male. Poi insomma,
Ho troppo map control, praticamente lui andrà in giro per la mappa e troverà tutti gli oggetti che gli sono stati fottuti da me, praticamente. Comunque direi che hai vinto alla grande. Sì, molto probabile, mancano 10 secondi e approfitto di questi 10 secondi, ragazzi, per ringraziarvi veramente per tutto il supporto che avete dato fino a questo momento a questa serie, veramente. Colgo l'occasione per ringraziare tutti quanti voi che avete deciso di seguire questa serie dall'inizio, cioè quando ancora i miei video erano veramente una merda, cioè erano commentati metà live, metà in post commentary. Intanto guardate, un 10-1 veramente fa paura. Grazie a tutti ragazzi, Quake Live probabilmente ritornerà in futuro, non so quando di preciso, ma tornerà. Un saluto da Simone e da Pier Mario. Mazza se io ho fatto il culo.